Buongiorno e buon sabato 22 giugno a tutti. Questa sera sarò anch'io a Reggio Emilia con mio figlio a tifare Italia, sperando che l'Italia batta bene il Belgio e poi sperare che la Spagna vinca 1, mi sembra un massimo 2-0 contro la Polonia per arrivare primi nei gironi. Però non parlo di nazionale, parlo di amorosi sensi in questo video della mattina. Vi avevo detto che sarebbe stato il primo acquisto, Sensi, certo. Milan aveva fatto un'offerta che sembrava totalmente accettata dal giocatore, 1,8 milioni di euro per 5 anni, gli stessi che mi sembra abbia offerto l'Inter. Ma il prezzo era intorno ai Milan non voleva spendere più di 18, 20, 22 milioni di euro. Poi improvvisamente il prezzo è lievitato a 35 milioni di euro. Locatelli è costato 13 milioni di euro. Sensi 35 milioni di euro. Ci sono 20 milioni di differenza tra Locatelli e Sensi? A voi il giudizio. C'è da dire che il Milan ha detto no a 35 milioni dopo che la trattativa sembrava un soffio dal chiudersi a 20-22 milioni. Anzi, si parlava addirittura che il Milan volesse partire dai 15, perché il Milan dice: se è costato 13 Locatelli, non capisco perché debba costare 10-20 milioni in più. Sensi, buon giocatore come Locatelli. Però i tifosi, l'opinione pubblica rossonera si divide. Io sono dalla parte che 35 milioni per Sensi ne metti 5 o 6, trattativa e prendo Ceballos, che però non verrà magari al Milan. Ma 35 per Sensi sono tanti, ma non vorrei sembrare un personaggio, una figura della Volpe l'Uva, visto che adesso l'Uva è là, irraggiungibile, non mi piace più. No, Sensi è un giocatore importante, però 35 milioni di euro sono tanti. Però l'altra parte dell'opinione pubblica sta soffrendo un po' l'effetto Condobbià, quando con un coup de théâtre l'Inter prese Condobbià mentre sembrava a Monte Carlo, ero anch'io lì fuori dal billionaire di Monte Carlo per capire come andasse la trattativa qualche anno fa, e la trattativa andò a favore dell'Inter. Sembrava che fosse l'ultimo giocatore esistente sulla terra. Io ricordo che chi va alle aste dei cavalli perde un cavallo, ma non è l'ultimo cavallo che viene prodotto dalle fattrici, ce ne sono poi tanti altri, come ci sono poi tanti altri giocatori come Sensi. Ma lo prende l'Inter e indubbiamente questo pesa sulla razionalità della opinione, perché l'Inter, dopo che il Milan è da gennaio che sta dietro a Sensi, dopo che è un mese che sta dietro a Sensi, si è presentata in un giorno e mezzo, chiude la trattativa. E questo ai tifosi del Milan non piace. Sembra che il fondo Elliott abbia parlato chiaro a Ivan Gazzidi e Boban ieri a Londra. Bisogna prendere giocatori economicamente sostenibili che possono aiutare poi alle plusvalenze. Così parla qualche voce, qualcuno mormora che abbiano detto questo. Io non lo so, non ero a Londra. Se fosse così, però attenzione, perché è d'accordo che se prendi giocatori che costano 10, 15 milioni poi li puoi rivendere, ma quanto forti sono? O li vai a prendere con uno scouting che al Milan non è ancora partito in maniera totale, allora puoi prendere Mbappé che ha 12 anni. Ma altrimenti, se sono, ricordate una cosa: oggi i giocatori del 2003, del 2004, del 2002, del 2001 sono stati monitorati già da tutte le squadre d'Europa, da tutte le squadre del mondo. Difficile che un giocatore non bloccato del 2000 e del 2002 passi dal filtro di decine e decine di scouting e il Milan lo possa arrivare. No, è difficile, è molto difficile. Bisogna essere organizzati, molto organizzati. Quindi, dopo Krunic, questo passo falso, possiamo dire: da una parte 35 sono tanti, dall'altra l'Inter è arrivata, ha fondato il colpo e si è portato via il giocatore, almeno così sembra, salvo poi ulteriori colpi di scena. Quindi capisco oggi lo scetticismo,
magari il malumore dei tifosi rossoneri. Adesso vediamo come si svilupperà il mercato. Certo che se si andrà avanti con colpi alla Krunic o alla Kabak, mi sembra che si chiami così il giocatore dello Stoccarda, che ripeto, dicono che sia bravo, dalle relazioni che ho io non mi dicono eccezionale, ma poi lo vedremo in campo e poi capiremo come si evolverà il mercato rosso-nero. Comunque ha lasciato un po' di dubbi, di scetticismo questo affondo dell'Inter. Fosse stata un'altra squadra magari sarebbe stato più sopportabile, dell'Inter che ha soffiato Sensi, avrebbe soffiato Sensi al Milan. Vediamo come reagirà, con che giocatore. Sembra che il Milan adesso sia in pole position per Pratt ed è per questo motivo che abbia lasciato andare Sensi. Può essere una strategia, se ne sapessimo qualcosa in più sarebbe un pochino più, diciamo, facile da comprendere le mosse del Milan. Questo dunque le sensazioni in questa mattina del 22 giugno. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale di YouTube di Carlo Pellegatti. E per chi avesse perso il mio video di ieri, ricordo che dalle notizie che ho io, dalle mie fonti, Bonera dovrebbe unirsi allo staff di Daniele Bonera, unirsi allo staff di Giampaolo per entrare appunto a Milanello, non più da giocatore, ma da collaboratore assistente di Marco Giampaolo.